Ciao ragazzi, rieccoci con un nuovo video. Allora, quest'oggi parleremo dell'inventario come da titolo e parleremo della parte 1 perché l'inventario si suddivide in diverse parti, ovvero credo meriti spiegazioni diverse per quanto riguarda tutte le funzioni che presenta. Parleremo della prima parte dell'inventario che sarà praticamente il vestiario. Il vestiario cos'è? Sono tutte le cose che noi possiamo indossare. E insomma le cose visibili al player. Quindi cominciamo subito. Allora, io nell'inventario adesso ho una Colt. Praticamente per utilizzare la Colt, come avete già fatto con la canna da pesca nel video precedente, clicchiamo usa e la uso semplicemente. Ecco qua. Le armi praticamente quando le utilizziamo, quindi per l'utilizzo veloce, perché c'è praticamente un inventario diretto e un inventario indiretto. L'inventario diretto sarebbe le armi comunque del comune GTA. Quindi voi switchate l'arma e avete l'arma veloce, vedete? La potete anche posare, la prendete e potete sparare. Quindi praticamente l'inventario diretto è questo qua. L'inventario indiretto non è altro che questo qua. Quindi voi, per esempio, se io voglio posare l'arma dall'inventario diretto, quindi posare l'arma proprio dalla mia mano al mio zaino, insomma, un zaino di fantasia che noi abbiamo, diciamo, io premo il tasto Y e la poso, semplicemente, senza messaggio, senza che rompa il cazzo con i messaggi. Se vado ad aprire l'inventario premendo due volte N, ecco qua la Colt. Quindi se io switcho l'arma non mi fa niente, anche se ho l'arma nell'inventario. Credo che questo qua è un concetto facile da capire, insomma. Quindi io premo di nuovo due volte N e mi prendo l'arma equipaggiata. Dunque, io avendo l'arma equipaggiata veloce, qual è la negatività di questo sistema? Negatività, insomma, diciamo la cosa che può essere pericolosa a voi quando fate una scena roleplay, per esempio in un negozio, oppure se dovete fare qualche scambio di qualcosa di illegale, che se voi posate l'arma da mano, la stessa viene mostrata sulla skin, quindi di default viene mostrata così. Io non ho un'arma in mano. Ma per averla veloce devo mostrarla a tutti i player, quindi la mostro in questo modo, vedete? Che si vede sulla skin. Le armi che si vedono sulla skin possono essere modificate a vostro piacimento. Per esempio, io voglio mettermi quest'arma un po' più giù del fianco, per esempio. Quindi vado a fare così. Slash edit gun e vado a modificare l'arma che ho in mano. Vi dice alcuni item selezionabili. Io scelgo fianco destro, sì, quindi faccio 8, edit gun 8, invio. E praticamente posso modificare l'arma come mi pare e piace. Quindi la metto tipo così, un po' più giù, abbiamo detto qua. Sì, va bene, premo invio. Perfetto, l'arma è stata salvata. Adesso posiamo l'arma per controllare comunque se la posizione è esatta. Ed è esatta, io poso l'arma e l'arma mi si attacca dove ho deciso io. Ovviamente non sarà possibile nascondere l'arma nel corpo. Se un admin se ne accorge, sono cazzi vostri. Dunque, anche questo sistema, che comunque questa cosa qua fa parte del sistema vestiario, diciamo tra virgolette, perché queste sono cose che si mostrano. Ecco qua. Allora, io le armi leggere le posso nascondere quando mi pare e piace. Come abbiamo detto, io posso avere un'arma leggera tranquillamente a mia disposizione. Posandola però la devo rendere visibile. E posso nasconderla quando mi pare. Me la metto in mano, premo Y e non ho più un'arma. Finché non vengo controllato nell'inventario, nessuno può dirmi che io ho un'arma. Per le armi pesanti invece è diversa la cosa. Perché praticamente per le armi pesanti siete obbligati a mostrarle. Nel senso che se voi volete avere un'arma pesante in mano, non potendola mettere nell'inventario, perché le armi pesanti sono praticamente bloccate per l'inventario, dovete per forza renderle visibili. Io adesso creo un'arma, per esempio questa qui, lo shotgun, eccolo. Ora che vado per conservarlo mi dice che non è possibile inserirlo nell'inventario, quindi mi blocca l'azione, però posso utilizzarlo tranquillamente, quindi lo posso tenere come arma nell'inventario diretto.
Quest'arma, giustamente, posso praticamente mettermi il pugno, insomma, posso dare pugni tranquillamente e posare l'arma. Però quando andiamo a posare l'arma, la stessa è visibile. Come per la pistola, anche lo shotgun è possibile posizionarlo come volete. Io ho scelto questa posizione qua di default insieme a Parker, che saluto, che è il mio collaboratore di Legacy. E quindi voi decidete come minchia volete modificare questo shotgun. Perfetto, credo che avete capito comunque il concetto di armi pesanti e di armi leggere. Per qualsiasi domanda potete contattarmi sia in privato sia commentare comunque questo video YouTube. Allora, non è tutto perché adesso andiamo a parlare del vestiario. Il vestiario comprende due slot. Voi direte sono un po' pochi, ma purtroppo tutti gli altri slot sono occupati da altre cose che noi stiamo realizzando per Legacy. Quindi di vostra fantasia esistono soltanto due slot per i cappelli, per gli occhiali, per i guanti, per orologi. Potete soltanto indossare due slot a vostro piacimento, che adesso vi faccio vedere tra un po'. Per quanto riguarda le armi, qualsiasi arma voi equipaggiate nell'inventario diretto, quindi nell'inventario di GTA classico, si vedranno. Quindi, se io ho una pistola e uno shotgun, entrambe, se io ho il pugno, mi verranno mostrate. Quindi, è una cosa molto bella visivamente per quanto riguarda la polizia o per quanto riguarda i militari oppure i gangster, per dirvi. Me li sono equipati un po' alla cazzo, wow, tutto di rosso mi sono dato. Allora, vi faccio vedere un attimo gli occhiali. Per indossare gli occhiali, la funzione, le due funzioni per i due slot sono P1 e P2, sarebbe posizione 1 e posizione 2. Ok, l'inventario avrà diverse funzioni che andremo a parlare nei prossimi video. Usa, l'abbiamo già incontrato, è molto semplice. Lascia, sarà lo stesso semplice, solo che ve lo farò vedere nei prossimi video. Ci sarà die, sempre nei prossimi video. Estrai, elimina per gli admin. Ecco qua, P1. Io clicco su P1. Una volta cliccato sugli occhiali e cliccato su P1, mi uscirà l'editor per mettermi gli occhiali come cazzo mi pare. Bene, direi che così vanno bene. Siamo abbastanza fighi. Io premo su salva. E gli occhiali mi rimangono qualsiasi cosa io faccia sul server. Quindi anche se switcho l'arma, gli occhiali non si muoveranno, saranno un item esclusivamente per voi, per il vostro vestiario, per la vostra fantasia. Nel caso io voglia modificare comunque la posizione dei miei occhiali, mi basterà aprire l'inventario con due volte N, cliccare su P1 senza cliccare nulla nell'inventario, quindi io vado a modificare direttamente l'oggetto che ho indossato, ed eccolo qua. Magari me li metto un po' più, che ne so, in testa. Va, proviamo a metterli in testa. Visto che non c'è il sole, magari fingiamo che vogliamo mettere gli occhiali nei capelli. Perfetto, ecco qua. Ho messo gli occhiali nei capelli e adesso sembro meno figo, ma non fa niente. Allora, andiamo a vedere la posizione 2, che è la stessissima cosa della posizione 1. Io vado su posizione 2, clicco il cappello. Con questa freccia si può switchare praticamente le varie possibilità, vedete? Io vado su P2, clicco P2 e indosso il cappello. Solo che ho gli occhiali e quindi non posso mettermelo tanto bene. Vabbè, lo mettiamo così magari. E andiamo a sistemarci gli occhiali. Andiamo di nuovo su P1, per esempio, e rimettiamoci gli occhiali bene. Perché se no il cappello si vede una merda. Perfetto. Non so chi sembro, però siamo pronti per il fucile è un po' buggato con il cappello, ma nessun problema. Andiamo a prendere il fucile e facciamo in questo modo: edit gun, come già avete capito, schiena, che è l'ID1, e magari lo metto, che ne so, un po' più basso, così. Bah, non è tanto RP, però magari non si bugga nel mio cappello. Metto salva. E io quando vado a posare il fucile, vedete? Siete
organizzatissimi. Magari voi posizionatelo un po' meglio, io l'ho messo così alla cazzo per farvi vedere. Voi sicuramente potete fare di meglio. Allora, il sistema che vi farò vedere adesso sarà praticamente collegato, cioè sarà fatto identico anche per quanto riguarda Edit Gun. Per adesso bisogna inserire gli ID tipo ID1 testa, ID2 no, ID1 schiena, ID2 testa, 5 la mano sinistra, 6 la mano destra, ed è un po' un casino. Praticamente come funzionerà questo sistema che ho fatto per il vestiario e farò funzionare anche per Edit Gun? Premo due volte N. Per esempio, facciamo una cosa, leviamoci il cappello. Io vado a cliccare su... No, aspettate, il cappello è già posizionato, quindi P2 direttamente. Premo Esc e mi cancella il cappello. Perfetto, quindi annullo la posizione del cappello. Io però mi sono dato anche una fondina che sarebbe una cosa estetica. Quindi io clicco sulla fondina P2. La fondina giustamente deve andarsi ad attaccare ad un bon che sia tipo dietro la schiena o nel fianco. Quindi io premendo il tasto H vado a cambiare la posizione del bon, dell'osso dove voglio attaccare questo oggetto. Quindi io vado a scegliere. Questo che cos'è? Il fianco? Sì, è il fianco questo qua, quindi la fondina io la voglio mettere qua. Però la voglio mettere in modo... No, sbaglio sempre. Ecco qua, così. No, come cazzo? No, così. Meglio che metto la musica sotto perché sono ridicolo quando faccio queste cose. Perfetto, abbiamo posizionato la fondina che con o senza arma comunque ci mostra che siamo armati, insomma, c'è una pistola all'interno che non è reale, però non ce ne frega niente. Quindi noi che andiamo a fare adesso? Magari andiamo a prendere la pistola, facciamo Edit Gun 8 e mettiamo praticamente la pistola in questo modo. La mettiamo proprio all'interno della fondina. Vediamo che effetto che fa. Vedete così. Salviamo. Io la pistola in mano non si vede, però quando la vado a posare facciamo magari un'animazione per mani alte 1. No, l'ho messa un po' buggata, però comunque simula la fondina. Poi ovviamente voi potete sbizzarrirvi come volete, potete fare tutte le modifiche che volete, sarete sicuramente più precisi. Io quando giocherò sarò sicuramente più preciso anch'io. E niente, direi che con questo video è tutto. Mi pare che vi ho fatto vedere un po' quasi tutte le funzioni di queste novità che presenta la nuova GM. Spero che vi piacciono. Io, come al solito faccio un altro tuffo perché mi piace tantissimo fare tuffi in questo fiume e magari vi faccio vedere anche questo piccolo mappa che ho fatto, visto che sinceramente io mi rompo le palle di nuotare fino alla spiaggia e fare un giro enorme. Ho fatto un piccolo mappa con pochi oggetti che simula comunque... No, che schifo di tuffo ho fatto, vabbè. Comunque stavo dicendo che simula insomma una scala in lavorazione per salire di nuovo sopra. Quindi io faccio così, mi faccio una bella scalata. Non so che cosa ho fatto, ma vabbè, una bella figura di merda. Adesso voglio un attimo risalire perché sinceramente non posso fare queste figure di merda. Madonna! Ci va, porto?
Mo' vengo. Vabbè, iniziamo sempre con la mamma. Comunque, direi che con questo è tutto. Io faccio un altro piccolo salto perché prima ho fatto una figura di merda. Fatemi sapere se potete in un commento se vi è piaciuto questo sistema. Iscrivetevi al canale perché ne siamo circa 500, non so quanti. Magari se arriviamo a 600 io sono felice. Mancano giusto 10 iscritti per i 600. Sarei molto felice se raggiungessi questo traguardo, anzi se raggiungessimo insieme questo traguardo. Io faccio TUF 13, che praticamente è un altro sistema che vi faccio vedere a questo punto. Voi fate TUF 13, quando andate a saltare, dopo pochi secondi parte l'animazione che voi state per tuffarvi, quindi è un sistema molto semplice e molto bello da vedere. Quindi io adesso corro e mi tuffo in acqua. Ci sentiamo nel prossimo video, ricordatevi che vi voglio bene. E dopo questo video vi darò un'informazione su Facebook con un video con il telefonino, perché non ho ancora la certezza di questa cosa, ma vi informerò di una cosa molto importante.